l'audizione presso le commissioni riunite Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin sulle linee programmatiche del suo dicastero. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati. Ringrazio il Ministro Pichetto Fratin per aver sollecitamente risposto all'invito delle commissioni e saluto il Presidente della 10ª Commissione e tutti i colleghi deputati. Rammento che nella seduta del 29 novembre scorso sono intervenuti per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Lampis, Peluffo, Zinzi, Pavanelli, Squeri, Ruffino, Cavo, Evi, Manes, Pietrella, Simiani, Mazzetti, Fontana, Semenzato, Casasco, Schiano di Visconti. Prima di cedere la parola al Ministro Pichetto Fratin, ricordo che, come stabilito all'esito della scorsa seduta, il seguito dell'audizione è dedicato alla replica del Ministro. Do quindi la parola al Ministro Pichetto Fratin. Prego, Ministro. Grazie. Grazie Presidente, grazie Presidenti. Io ringrazio e saluto gli onorevoli colleghi per l'invito odierno e di seguito proverò a rispondere a tutte le questioni emerse nel corso dell'audizione del 29 novembre. Anzitutto penso possa essere utile chiarire la posizione del Dicastero che reggo sulle fonti di energia rinnovabile e sul ricorso alle altre fonti energetiche. Ritengo che il conseguimento da parte del nostro Paese degli obiettivi di autonomia energetica rende indifferibile un percorso di importante sviluppo delle fonti rinnovabili. A riguardo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel considerare prioritario il tema della transizione ecologica, vede uno stanziamento di oltre 60 miliardi di euro finalizzati a contribuire agli obiettivi strategici di decarbonizzazione attraverso l'aumento della quota di produzione di energia da fonti rinnovabili, il potenziamento delle infrastrutture di rete, la promozione dell'efficienza energetica e della produzione dell'utilizzo dell'idrogeno. Nella sostanza, per capirci, oggi produciamo 2/3 dell'energia, se lo prendiamo sul fronte dell'energia elettrica, 2/3 con i fossili e 1/3 con le rinnovabili, principalmente il 50% è idroelettrico. L'obiettivo al 2030 è ribaltare la clessidra e automaticamente arrivare a già al 2030 con 2/3 di rinnovabili e 1/3 di fossili, che in questo caso speriamo che questi fossili non siano più carbone e petrolio, ma tendenzialmente solo più gas, che tra i fossili è il meno inquinante, ancorché un fossile. In particolare, tra le linee d'azione è previsto lo sviluppo di impianti innovativi di produzione energetica rinnovabile e di impianti di produzione di biometano, lo sviluppo di smart grid e la promozione delle diffusioni di comunità energetiche nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In relazione a quest'ultimo intervento di incentivazione, mi preme evidenziare che sono in corso interlocuzioni con la Commissione europea, la domanda era di Peluffo, io sono arrivato stanotte da Bruxelles, e sono in corso, ho riaffrontato la questione, ancorché non vi sia ancora la formalizzazione da parte dell'Unione europea, ma credo di poter dire in questa sede ai parlamentari che c'è l'assenso al trasformare quello che è prestito in sovvenzione. Questo ci permette di risolvere una serie di nodi che emergevano rispetto alle CER, perché è chiaro che su una parte di CER c'era la volontarietà dei soggetti con delle difficoltà di ordine giuridico, burocratico nel percorso. Quindi spero a giorni o a ore di avere formale risposta da parte dell'Unione Europea. Nell'implementazione di queste e di altre misure del PNRR è emersa l'esigenza di rafforzare la capacità attuativa degli enti territoriali, anche tramite un supporto specialistico dedicato, per evitare che l'elevata frammentazione e diversità dei soggetti attuatori possa costituire un ostacolo alla concretizzazione dei progetti. Domande erano Peluzzo e Lampis. Per far fronte a questa sfida, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sta rafforzando e potrà contare entro fine anno, o comunque inizio del prossimo, su un nuovo contingente di esperti dedicati che lavoreranno a fianco degli enti territoriali e dei beneficiari
dei progetti al fine di risolvere eventuali criticità in fase implementativa. C'era anche una domanda Ruffino in merito. Ritornando al tema dell'energia, che ho avuto modo di dire nel corso dell'audizione, nel prossimo anno intendiamo procedere alla revisione dei principali documenti programmatici in materia di energia, quale il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e il Long Term Strategy. Anche su questa domanda era Pavanelli. Nel frattempo gli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica stanno mettendo a punto alcuni importanti provvedimenti volti a favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. Tra questi il decreto attuativo dell'articolo 20, comma 1 o 2 dell'8 novembre 21, concernente l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti di energia rinnovabile. Il provvedimento in questione sarà adottato di concerto con i ministri dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e della Cultura, acquisito il parere della conferenza unificata. Domande all'AMPIS. Ai fini dell'implementazione della misura è stato istituito sotto il coordinamento del MASE un gruppo di lavoro ad hoc che ha visto il coinvolgimento dei due ministeri concertanti, delle regioni, nonché del GSE e dell'RSE per l'opportuno supporto tecnico. Sulla base del piano di transizione ecologica che stima la nuova potenza FER necessaria per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 a 70-75 gigawatt. Sono state quindi elaborate alcune ipotesi di riparto regionale della potenza aggiuntiva che abbiamo condiviso con i coordinamenti regionali. Proseguendo nell'interlocuzione con le regioni e con gli altri dicasteri coinvolti, auspichiamo di poter chiudere il provvedimento in tempi ragionevolmente brevi. Era una domanda anche di Cavo, oltre all'AMPIS. Sempre in relazione al tema delle aree idonee, come avrete avuto modo anche di apprendere dagli organi di informazione, nell'ultimo Consiglio Energia gli Stati membri hanno preso l'impegno di accelerare l'iter autorizzativo per la realizzazione di nuovi impianti in determinate aree con bassi rischi ambientali. Questo è un impegno assunto nella serata di oggi è mercoledì, lunedì. Anche per quanto riguarda il FER 2, la cui gestazione è stata particolarmente lunga, siamo alle battute finali. Il decreto fornisce continuità all'approccio del FER 1 ed ha dunque ad oggetto l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalle fonti di geotermia tradizionale a ridotte emissioni, geotermia a emissioni nulle, eolico offshore, impianti fotovoltaici, impianti a energia mareomotrice e altre forme di energia marina, biomasse, biogas e solare termodinamico che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio. L'attuazione del decreto consentirà di incentivare complessivamente 4.590 megawatt di impianti. Sul testo è già stato acquisito il parere del Ministero dell'Agricoltura e il parere di ARERA. Riguardo alle comunità energetiche di energia rinnovabile, lo scorso 12 dicembre si è chiusa la consultazione sullo schema di decreto di incentivazione. Sono pervenute 257 osservazioni da parte dei portatori di interesse, comunità energetiche già operative, anche aziende, associazioni, oltre che da singole imprese e cittadini. Gli uffici del Ministero stanno valutando le osservazioni pervenute ai vari stakeholders al fine del recepimento nel decreto e la successiva notifica alla Commissione europea. Domanda era Peluffo. Allo Stato il testo prevede che la potenza nominale massima del singolo impianto risulti non superiore ad un megawatt e che gli impianti posseggano i requisiti prestazionali di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del non arrecare un danno significativo all'ambiente. Il decreto prevede l'incentivo per il periodo 2023-2027. Come già ho avuto modo di dire, nelle more del passaggio alle rinnovabili sarà necessario ricorrere al vettore energetico fossile più pulito, ovvero il gas metano o meno inquinante. Il processo di transizione richiede un lasso di tempo durante il quale dovremo garantire energia alle famiglie e alle imprese mediante il gas. Lo potremo fare anche grazie alle nuove norme che prevedono l'aumento della produzione di gas nazionale, gas release, il potenziamento delle infrastrutture esistenti e l'entrata in esercizio dei rigassificatori di Piombino e Ravenna.
È palese infatti che per garantire la sicurezza energetica del Paese, in questa delicata fase storica, i rigassificatori di Piombino e Ravenna sono necessari ed è importante che siano realizzati nel più breve tempo possibile. Vorrei far presente che la somma di Piombino e Ravenna è 10 miliardi circa di metri cubi. Per Piombino c'è l'impegno mio e del Governo per un uso temporaneo, non oltre i 3 anni. Al tempo stesso è giusto che lo Stato si faccia carico delle esigenze delle comunità che garantiscono un servizio così importante alla Nazione. Sono in corso interlocuzioni con i soggetti interessati alla riqualificazione ambientale delle aree. Si tratta di realizzare opere di riqualificazione importanti che auspico possano essere ultimati in tempi rapidi. E c'era un quesito di Signani. Passando invece al nucleare, la questione in Italia è oggetto di un lungo dibattito. La posizione favorevole alla sua produzione considera l'energia nucleare una tecnologia indispensabile per affrancarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili senza emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. La posizione contraria vede la radioattività un elemento di rischio preminente, in particolare per la conseguenza di un eventuale incidente nucleare. Io non ho alcuna preclusione sul nucleare, che invece mi sembra possa rispondere in maniera efficace al raggiungimento degli obiettivi di neutralità tecnologica. Però per quanto riguarda il tema, lo stato delle competenze dell'Italia restano in capo ad Enea, quelle sulla ricerca e l'impiego sull'energia nucleare. In particolare si auspica che nell'arco dei 10-15 anni possa essere implementata la tecnologia di quarta generazione, che sarà un vettore tecnologico di transizione propedeutico all'approccio finale alla fusione nucleare. Zinzi era il quesito. Restando sul tema, facendo seguito ai quesiti posti, colgo l'occasione per fare un breve escurso su Sogin. L'articolo 34 del 73-22, convertito con le varie modificazioni del 122-22, ha disposto il commissariamento della società Sogin S.p.A. in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 31-2010. Con successivo DPCM del 19 luglio 22 è stato nominato l'organo commissariale, che risulta composto dal prefetto Spena e dai commissari Maresca e Bracco. L'organo commissariale di Sogin, nell'ambito del programma per l'accelerazione delle attività istituzionali, ha definito un piano di lavoro per il superamento dei principali fattori di crisi. Tale piano è stato elaborato a seguito di un'azione ricognitiva delle complesse attività afferenti a Sogin e dell'analisi dello stato avanzamento del deposito nazionale e del decommissioning dei siti. Nell'ambito del piano di smantellamento degli impianti sono stati individuati gli appalti e che per valore e complessità realizzativa risultano strategici e particolarmente incidenti in termini di avanzamento dei progetti. Ricoprono un ruolo di particolare rilievo per gli aspetti di sicurezza nucleare gli appalti per la realizzazione degli impianti CEMEX a Saluggia, ICPF a Trisaia, ai quali l'organo commissariale ha dedicato la massima attenzione per pianificare gli interventi e le azioni necessarie al loro celere completamento. Per queste e per ulteriori criticità si auspica il rafforzamento e la velocizzazione delle procedure e degli strumenti di selezione dei contraenti, anche attraverso l'applicazione di un regime derogatorio di cui l'ex articolo 34 del 73-22. Ad ogni modo è mia intenzione intensificare l'interlocuzione con l'organo commissariale al fine di velocizzare i processi e risolvere eventuali criticità. La domanda era Ruffino. Relativamente allo stabilimento di Priolo, del quale pure mi è stato chiesto nel corso dell'audizione, non posso non sottolineare la grande attenzione che il Governo ha posto sul tema. Il Consiglio dei Ministri dello scorso 30 novembre ha approvato il decreto legge con misure a tutela dell'interesse nazionale nei settori strategici, che consentirà la salvaguardia della raffineria siciliana. Il decreto legge prevede che le imprese che gestiscono impianti strategici di raffinazione debbano in ogni modo garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Fino al 30 giugno 23, se ci sono rischi di continuità produttiva che impattano sulla sicurezza nazionale, conseguente a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, le imprese possono richiedere l'amministrazione temporanea. Le richieste potranno essere avanzate entro il 30 giugno 23
entro il 30 giugno 2023. In assenza di domande, il Governo, perseguendo l'interesse nazionale, potrà disporre comunque l'amministrazione temporanea attraverso un decreto ministeriale del Ministero delle Imprese, di concerto con MEF e il Ministero che reggo. Il decreto legge in questione è attualmente all'attenzione della Commissione Industria del Senato. La domanda era a Squeri. Riguardo agli appunti, circa una sorta di inversione di rotta del Ministero sugli obiettivi di transizione ecologica, torno brevemente sul cambio di denominazione per evidenziare che il nome è volto a rimarcare le due grandi missioni del Dicastero, ovvero la tutela dell'ambiente e la sicurezza energetica. Le due missioni, come ho già avuto modo di precisare, sono tutt'altro che antitetiche, anzi, ad un'analisi attenta appaiono strettamente interconnesse. Pensiamo al Piano Nazionale Integrato di Energia e Clima, che ha il compito di pianificare le politiche di decarbonizzazione e di contrasto alle emissioni climateranti. Il piano è teso al contrasto al cambiamento climatico, ma al tempo stesso punta a implementare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, il mercato interno dell'energia, la ricerca, l'innovazione, la competitività. Le trasformazioni e i cambiamenti del sistema energetico dunque costituiscono un elemento fondamentale per la riuscita della transizione ecologica. Nel dare implementazione alle riforme necessarie a guidare l'Italia verso la neutralità tecnologica, in linea con gli obiettivi previsti dall'Accordo di Parigi dell'Agenda 2030 e del Fit for 55, il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica dovrà considerare l'importanza della sostenibilità come modello di riferimento delle politiche industriali, ad esempio trainante per tante piccole e medie aziende. L'efficientamento dei processi di produzione e il perfezionamento dei sistemi di gestione ambientale possono, da un lato, ridurre l'inquinamento, la produzione di rifiuti e il consumo delle risorse, dall'altro portare benefici per le imprese in termini di taglio di costi di produzione, riduzione della dipendenza da materie prime e vantaggio competitivo sui mercati, dove la domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale cresce di giorno in giorno. D'altro canto, qualunque obiettivo deve essere definito in maniera realistica e in linea con le tecnologie attualmente disponibili. Dobbiamo adottare un approccio pragmatico che si basi sul principio della neutralità tecnologica. Quindi, ad esempio, con riferimento al settore automotive, non possiamo puntare solo sullo sviluppo e l'implementazione dell'elettrico, ma dobbiamo puntare anche sulla filiera produttiva dell'idrogeno e sulla sostituzione di vecchi combustibili con i biocarburanti. E allo stesso discorso vale anche nel negoziale europeo sugli imballaggi, che ho svolto nel pomeriggio di ieri. Non possiamo accettare una preferenza assoluta verso i prodotti riutilizzabili, attraverso obiettivi molto, molto elevati di riutilizzo. Queste disposizioni possono avere l'effetto svantaggioso di minare i sistemi di gestione dei rifiuti di imballaggio esistenti, di vanificare gli investimenti già effettuati, o di bloccare quelli previsti, anche con i finanziamenti dell'Unione Europea, di ostacolare l'innovazione, di imporre un notevole costo di adattamento o di provocare la chiusura di aziende e innalzare di conseguenza la disoccupazione. Anche in merito alla proposta di regolamento che modifica la direttiva 2006/66 relativa a pile ed accumulatore al fine di garantire la sostenibilità delle batterie in tutto il loro ciclo di vita, bisogna stabilire target realistici, ancorando ad una revisione obbligatoria programmata che possa valutare l'attuazione in itinere delle riforme. I target devono consentire realisticamente lo sviluppo dei sistemi di recupero materiale, come quelle ad esempio del litio, domande in pietrella e semenzato. L'Italia dovrà avere in Europa un approccio positivo, lo stesso approccio che l'ha portata a vivere da protagonista il negoziato concernente il cap al prezzo del gas. È stato il nostro Paese a portare un numero considerevole di altri Stati membri a chiedere una soluzione condivisa a livello europeo. L'ultima riunione del Consiglio di Energia, l'accordo si è avuto nella giornata di lunedì. Il cap entrerà in azione quando il prezzo del gas, vorrei chiarire, il cap non è la definizione del prezzo del gas. Il cap è una misura antispeculazione
prezzo del gas è dettata dal rapporto tra compratore e venditore. Per rendere un'idea del CAP, dobbiamo dire che il CAP funziona un po' come in borsa, quando viene sospeso un titolo per eccesso di ribasso o per eccesso di rialzo. Ecco, so che non è proprio pertinente, perché qui andiamo a intervenire su un sistema di mercato complesso e non su un singolo, su una singola impresa, su un singolo titolo, ma sostanza è quella. Il CAP entrerà quindi in azione quando il prezzo del gas sul TTF di Amsterdam supererà i 180 euro a megawattora per 3 giorni lavorativi consecutivi e contemporaneamente sarà superiore ad almeno 35 euro rispetto al prezzo di riferimento sui mercati globali del gas liquefatto. Il meccanismo si applicherà dal 15 di febbraio 2023 per un anno. Alla domanda, ma perché il 15 febbraio? Perché bisogna anche dare il tempo al sistema tecnico, alle imprese e alla parte di regolamentazione, se vogliamo, della Commissione, che adesso deve tradurre in una regolamentazione più completa, ai mercati, se volete, di adattarsi al nuovo meccanismo. Il tetto al prezzo serve per evitare le fiammate speculative a cui abbiamo assistito in questi mesi, soprattutto ad agosto. Decidere di bloccare la speculazione permetterà agli Stati di poter intervenire per calmierare i prezzi delle bollette. L'Italia è stata promotrice di questa misura, che ha raccolto progressivamente un consenso sempre più ampio. La domanda è alle Mazzetti. Faccio presente una cosa. Nel quarto d'ora, nei 10 minuti successivo, nel momento in cui abbiamo raggiunto l'accordo, che erano verso le 16:30 di lunedì pomeriggio, il prezzo del gas è crollato immediatamente al 10-15%. Stamattina siamo a 99 euro, era 138 sabato scorso. Quindi un effetto, il fatto che vi sia stata una reazione anche un po' forte da parte di alcuni stati importanti che forniscono, quale la Russia, significa che qualche effetto lo produce. A chi eccepisce che c'è una clausola sospensiva, la clausola compensiva è stata condivisa convintamente dal nostro Paese, perché quando si interviene su una regola di mercato, quando si impone una nuova regola, bisogna anche essere pronti all'ipotesi che in un mercato dove ci sono compratori e venditori la regola possa anche avere degli sfridi, quindi un eccesso di, come sul famoso titolo di borsa, un eccesso di rialzo, un eccesso di ribasso, sì, fa entrare il sistema, rende efficace il sistema, ma potrebbe anche rendere necessario un intervento immediato da parte della Commissione europea. Quindi la valvola di sicurezza è assolutamente necessaria. Cerco infine di riassumere brevemente le risposte alle ulteriori questioni che mi sono state sottoposte. Riguardo agli esiti di COP27, non credo che si possa negare l'importanza del passo compiuto, decisivo per l'istituzione del fondo Loss and Damage, ma ricordiamo che prevede il versamento da parte dei paesi più sviluppati di fondi necessari per risarcire i danni causati ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo. Resta il problema che la decisione dei criteri circa l'entità dei versamenti e tale scelta è stata rinviata al prossimo anno. Voglio dire questo, ciò che di COP27 non può aver dato massima soddisfazione è che il punto fondamentale è stato la discussione sul perdite e danni, con una posizione che è diventata di contrapposizione solo su una questione finanziaria, perdendo di vista quello che era invece l'obiettivo di fondo di COP e quindi, se vogliamo, di COP del Trattato di Parigi, ecco, richiamando ancora prima neanche Glasgow ma Parigi. Quindi questo ha portato a una trattativa un po' particolare, intensa, ma non certamente universale sull'obiettivo fondamentale. Grazie, ho finito.
sono a disposizione. Benissimo, allora chiudiamo l'audizione, ringraziamo il Ministro per il suo intervento e la dichiariamo chiusa. Io invito i deputati della Commissione Ambiente a rimanere qualche minuto qua perché abbiamo un parere sul riparto dei fondi dei parchi. Grazie. Sì.